Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a Otto Volante di questo venerdì 1 novembre. Come sapete la trasmissione si divide questa sera in due parti, una prima parte c'è un confronto e la seconda parte invece c'è un'intervista singola. L'intervista singola sarà con Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, invece il confronto, che vede due personaggi qui alla mia destra e alla mia sinistra, verterà su un argomento che poi vi dirò e che può essere poi anche allargata da altri temi. Il confronto vede tra i protagonisti, ci inquadra la regia chi? Eccolo qua, Paolo Primavera, Confindustria Chieti. Buonasera. Ingegnere, buonasera. Da quest'altra parte invece ci abbiamo il rappresentante di Rifondazione Comunista in consigliere regionale Maurizio Acerbo. Buonasera. Eccolo qua. Tra i due non è che c'è un conflitto particolare, ma li abbiamo chiamati per discutere di una vicenda che tiene banco ormai da parecchio tempo. Parlo della petrolizzazione in Abruzzo, sia la costa sia le zone interne. Sapete che c'è un dibattito in atto da tempo e ci sono delle novità degli ultimi tempi, degli ultimi giorni. In qualche modo il TAR del Lazio si è espresso contro una sospensiva che era stata richiesta anche da Maurizio Acerbo, Confindustria. No, da loro. Da loro la sospensiva è stata appunto richiesta. Mentre per quanto riguarda gli ambientalisti, e quindi di questo gruppo fa parte anche Maurizio Acerbo, sicuramente si battono per cercare di bloccare questo iter. Stamattina, o ieri mattina per la verità, il quotidiano Il Centro, nelle pagine iniziali, dove posso farle vedere il nostro operatore, ecco, c'è qui una pagina che riguardava l'emergenza lavoro e il direttore del centro, lo vedete in questa immagine, sta anche facendo un'intervista: metano, petrolio, rifiuti, i posti si creano così. C'è un sindaco che ha cambiato posizione, che è il sindaco di Cupello, che si chiama Pollutri, e poi anche un altro sindaco. Insomma, ci sta un movimento che sta cominciando a ripensare la situazione. Qui non possiamo dire sempre di no, occorrono anche posti di lavoro, gli investimenti ci fanno comodo. Da dove partiamo, Primavera? Dal TAR del Lazio? Partiamo dal TAR del Lazio. Allora, primo round a favore della Medoil Gas in qualche modo, per esempio, per quanto riguarda la situazione nella zona della costa, perché parliamo di Ombrina Mare, no? Sì, in un certo senso, più che altro, al di là di decidere sulla sospensiva, diciamo, quello che si è cercato di fare è di accelerare il merito della situazione, che è stata fissata per il 9 di gennaio, penso, l'udienza. Sì. Ma per noi c'è stata una posizione netta, più che altro al di là del discorso della Medoil, ma era una posizione da prendere da parte di Confindustria, perché è intollerabile un cambiamento delle regole del gioco in corso d'opera. Questa è la cosa che ci ha spaventato sostanzialmente, perché in via iniziale, per la richiesta di intervento della Medoil, c'era un processo di valutazione del VIA, ma fissato dal Ministero dell'Ambiente, quindi non è che fosse stato giudicato da qualcun altro. Poi il Ministero dell'Ambiente a un certo punto ci ripensa e decide che in corso d'opera forse è il caso di diciamo avere il processo autorizzativo anche dell'AIA. Questo è un discorso che l'AIA sarebbe l'autorizzazione integrata ambientale, mentre il VIA è la valutazione di impatto ambientale. Ricordiamo che la procedura era quella di avere solamente il VIA, tra l'altro non detta, ripeto, dall'azienda, ma dallo stesso Ministero dell'Ambiente, e diciamo, cambiare le regole del gioco, questo ci spaventa perché può creare un precedente per tutti quelli che sono i processi autorizzativi da parte delle aziende in qualsiasi settore di attività. Noi riteniamo che le regole devono essere chiare, certe, le leggi devono essere chiare e certe, quindi se quelli sono i procedimenti, quelli devono essere rispettati. Non accettiamo dei cambiamenti delle regole del gioco in corso d'opera. Quindi la partita era in corso e sono state cambiate le regole, non va bene. Sì. Che dice Maurizio Acerbo di questo? Che è un po' il contrario. Innanzitutto va precisato che in realtà nel primo round è andata male a Medoil, a Confindustria, perché la sospensiva non gli è stata data. Io però ho voluto
lanciare un segnale con un comunicato a non dormire sugli allori di questo primo successo, perché ovviamente quando tu fissi il merito a breve può anche significare che il TAR sia orientato in una maniera favorevole a chi ha fatto richiesta di sospensiva, come prevede il codice di procedura amministrativa. Devo dire che poi ho sentito i legali e mi dicono che non ci dovrebbe essere fortunatamente questo problema. Ma perché ho fatto questa precisazione? Perché credo che le istituzioni regionali e nazionali e tutti i partiti che hanno all'unisono in Abruzzo preso una posizione contraria a Ombrina Mare 2, a questo progetto, debbono essere conseguenti e debbono strutturare una strategia legislativa per fare sì che questo progetto si blocchi, anche se si dovesse perdere di fronte alla giustizia amministrativa. Io voglio ricordare una cosa, che le regole in corso d'opera sono state cambiate precedentemente, perché il progetto Ombrina era defunto, dopodiché è accaduto che con il governo Monti il Parlamento, e purtroppo devo dire col voto di tutti i parlamentari abruzzesi che sostenevano il governo Monti, quindi PD, PDL, UDC, FLI, compagnia cantante, hanno sbloccato Ombrina come altri progetti in giro per l'Italia. Dopodiché la mobilitazione popolare, che è stata fortissima nella nostra regione, voglio ricordare che il 13 aprile eravamo 30-40 mila a Pescara, ma soprattutto cittadini di tutto l'Abruzzo e tutte le forze politiche. L'altra sera SOS abbiamo fatto delle immagini di questa manifestazione. Esatto, a fronte di tutto questo le istituzioni si sono impegnate, esatto, una giornata io credo di cui gli abruzzesi debbano andare fieri per la maniera forte e civile con cui un intero popolo, anche con differenti posizioni politiche, provenienze geografiche, si è unito su una questione fondamentale per il futuro del nostro territorio. Quindi la situazione è che quella votazione del provvedimento del ministro Passera ha sbloccato il procedimento di Ombrina, ma se le istituzioni sono contrarie, al di là di quello che accadrà sul piano della giustizia amministrativa, io credo che debbano produrre degli atti legislativi, dei provvedimenti legislativi che chiudano definitivamente la partita. Un'ultima precisazione io vorrei fare rispetto a quello che diceva Primavera, che io sono il primo a ritenere che bisogna dare in Abruzzo, in Italia, un quadro certo normativo alle imprese. Infatti ricordo la battaglia che io faccio diritto sull'argomento. No, perché da anni io per esempio faccio una battaglia insieme alle associazioni ambientaliste sulle valutazioni di impatto ambientale in Abruzzo, perché e Primavera l'ha potuto verificare sulla sua pelle, perché si è ritrovato al Comitato Via insieme a me per interi pomeriggi, anche se da posizioni diverse a sostenere. Io dico questo: i paesi, la locomotiva europea è la Germania. Mi sbaglio? Che di industrie certo non ne mancano, anzi ce n'è qualcuna più di noi e che tira. Eppure la Germania ha delle normative ambientali severissime che noi ci sogniamo, e anche di trasparenza e di partecipazione dei cittadini e delle comunità locali. Però c'è un dato in Germania: ti fanno lo screening e poi si decide. Invece in Italia abbiamo, e soprattutto in Abruzzo, una situazione confusa che tra l'altro non dà neanche certezze alle imprese. Questo è... Primavera, al di là adesso della situazione tecnica, giuridica, non so come la vogliamo chiamare, delle leggi in materia e delle situazioni che si andranno poi a verificare il 9 di gennaio, eccetera. Ecco, parliamo un po' del perché sì e del perché no, perché la vostra posizione è che in questa fase non si può rinunciare alla situazione economica, quindi non si può rinunciare a degli investimenti che portano lavoro, che portano benessere, che danno fiato all'economia, è così? Ma io vorrei partire anche da un dato storico, perché tra l'altro in quella pagina del centro, sì, che viene riportata, ci sono anche delle foto storiche degli anni 60 che inquadrano delle persone, delle manifestazioni. Vediamo se riusciamo a farle vedere con la nostra telecamera. Ci sono tre fotografie in bianco e nero, credo, sì, che risalgono agli anni 60, 1962-63, dove ci sono dei cittadini che manifestano per
averlo, a favorire gli idrocarburi e gli investimenti degli idrocarburi in Abruzzo. Quindi è una posizione opposta alle immagini a colori che abbiamo visto. Che abbiamo prima. Oggi. E questo, ma più che altro perché voglio parlare della storia? Della storia perché in Abruzzo si estrae idrocarburi da ormai 70 anni. 70 anni che non hanno mai portato nessuna sciagura di carattere ambientale o problemi di carattere ambientale sul settore idrocarburi. Ma questo, Acerbo le saprà benissimo che noi forse oggi abbiamo altre problematiche di carattere ambientale e anche pesantissime da risolvere che forse distraggono dall'attenzione reale. Noi abbiamo una situazione dei fiumi inquinata, abbiamo una marea di impianti di depurazione che non funzionano, abbiamo migliaia di siti inquinati, di certo non dovuti al discorso degli idrocarburi. Allora, queste sono le vere emergenze di carattere ambientale su cui noi dovremmo intervenire. E oggi, per assurdo, lanciare un brand della Costa dei Trabocchi e poi far venire i turisti sulla Costa dei Trabocchi e vedere una serie di cartelli di divieti di balneazione, perché abbiamo i fiumi più inquinati che scaricano sul lungo quella costa e non interveniamo sui veri fattori reali di inquinamento della costa abruzzese, che sono gli impianti di depurazione che non funzionano. Tra l'altro, noi abbiamo subito anche un processo di infrazione dall'Unione Europea per impianti di depurazione che non funzionano in due città importanti che scaricano proprio lungo lì la costa. Io penso che forse l'attenzione dovrebbe essere posta se vogliamo lanciare veramente un brand di carattere ambientale e turistico. Sul discorso idrocarburi, 70 anni che si estraggono idrocarburi. Tra l'altro, la problematica è che negli ultimi 10, 15 anni, 20 anni la produzione di idrocarburi in Abruzzo è scesa notevolmente rispetto ai picchi che abbiamo avuto nei fine degli anni 70 e inizio anni 80. Allora, la problematica ambientale degli idrocarburi è una problematica, è stata montata, una paura che ad oggi non esiste, ma di canto possiamo dire che c'è una situazione occupazionale diretta e indiretta di circa 5.000 addetti oggi nella regione Abruzzo che operano nel settore di idrocarburi. E poi chi può testimoniare oggi le risultanze di alcune scelte che sono state fatte anche sulla battaglia del Centro Oli di qualche anno fa? Ad oggi ci ritroviamo un bacino che è quello di Ortona che in virtù di quella scelta sono stati persi oltre 1.000 posti di lavoro solamente nel bacino di Ortona. Per quella conseguenza. Io dico, la politica può fare la scelta che vuole, ma se ne deve assumere le responsabilità. La responsabilità è che avremo in futuro una serie di conseguenze occupazionali ed investimenti. Queste sono le scelte, con coraggio che uno prende, però deve portare dall'altra parte del piatto della bilancia quali sono le alternative. Cioè, i cittadini oggi vogliono delle risposte. Le risposte non possono essere solo gli slogan, sì, tuteliamo l'ambiente e poi mandiamo i nostri giovani a lavorare all'estero o mandiamo le aziende a delocalizzare in altre regioni dove è permesso l'insediamento. Però viene detto che il petrolio che viene prodotto, l'idrocarburo che viene estratto è di pessima qualità, le occasioni occupazionali non sono granché dal punto di vista dei numeri delle persone occupate, gli incentivi o le royalties come si chiamano per i comuni dove ricadono queste situazioni sono minimali, quindi questo grosso vantaggio qual è nell'avere una situazione di questo tipo? Nella fattispecie, se parliamo proprio del caso di Ombrina, della Medoil, che possiamo dare, assolutamente il materiale che viene, gli idrocarburi che vengono estratti non sono di pessima qualità, ma vengono impiegati in settori primari per quanto riguarda l'estrazione del petrolio. Quindi assolutamente no, anche perché sarebbe non conveniente per l'azienda che estrae petrolio. Quindi queste sono altre illazioni messe in campo per distogliere quelle che possono essere i centri di attenzione. Ma per quanto riguarda i numeri solamente della Medoil, la Medoil investirà, per quanto riguarda gli investimenti, sono circa 300 milioni di euro di investimenti che faranno sul posto. Questi investimenti porteranno, al di là degli addetti diretti, parliamo solo di Ombrina, solo di Ombrina Mare, perché già prima parlavo dei 5.000 addetti nel settore idrocarburi. Per quanto riguarda Ombrina, porterà all'incirca 200 nuovi posti di lavoro tra i diretti e gli indiretti, perché poi ci sono una serie di attività indirette che vanno parallelamente al discorso del... Questo il gettito che lascerà l'estrazione degli idrocarburi della Medoil lascerà all'incirca sui 3-4 milioni di euro sull'economia locale e in più per quanto riguarda la tassazione in generale lascerà nei 25 anni che estrarranno idrocarburi qua in Abruzzo all'incirca quasi 900 milioni di euro di gettito fiscale che lasceranno sul territorio. Io dico questo, oggi
la trattativa deve essere questa, perché a volte la fiscalità ricade anche sul governo centrale, però altri territori, mi riferisco a altre regioni che possono essere stati quelli tipo la Basilicata, hanno fatto una trattativa col governo, lì si tratta di sedersi a una trattativa. Fare la trattativa significa cercare di lasciare il più possibile le ricadute finanziarie sul posto, quindi a livello regionale, ma più che altro sulle comunità, sui comuni interessati frontalieri all'attività estrattiva. Perché no, Cervo? Allora, in base a tutte queste... Innanzitutto vorrei precisare una cosa, che questo gioco di contrapporre problematiche ambientali l'una all'altra non regge. Personalmente ho denunciato, ma tutto il movimento ambientalista lo ha fatto per anni, la situazione determinantesi sui fiumi abruzzesi. Ho anche chiesto le dimissioni dell'ingegner Caputi, che da anni se ne occupa, del direttore Sorgi, dei due direttori regionali, e per quanto riguarda il fiume Pescara del commissario Goio. Ricordo che nel 2007 fummo noi a bloccare un tentativo, non la Confindustria, con cui si cercava di sanare il fatto che i depuratori abruzzesi non funzionassero per responsabilità ben precise di quelle che io da anni chiamo il partito dell'acqua. Vorrei anche ricordare che noi siamo in Abruzzo, la Giunta ha adottato un piano di tutela delle acque che rinvia al 2027 gli obiettivi di qualità delle acque che invece l'Unione Europea voleva che si raggiungessero nel 2015. Quindi, se si tratta di batterci per far funzionare i depuratori, siamo d'accordissimo, è una battaglia da fare su cui ci vorrebbe un po' di meritocrazia, perché se chi se ne occupa non ci riesce, è bene che faccia spazio ad altri, perché mi risulta che c'è tanta parte del mondo in cui, soprattutto occidentale sviluppato, in cui i depuratori si riescono a far funzionare. Venendo alla questione specifica, al di là che questi numeri che si allargano, per cui queste moltitudini di addetti, mi pare che il confronto sia aperto da tempo, io vorrei sottolineare una cosa, che una regione deve fare delle scelte rispetto al suo modello di sviluppo. Noi non siamo nei tempi degli anni 60, della fine degli anni 50, in cui per esempio a Gela la gente faceva la festa perché si facevano gli impianti metrolchimici, o a Manfredonia. Ovunque, noi venivamo dalla fame, venivamo da una situazione di mancanza congenita di lavoro. Ci stiamo tornando da quando i governi seguono pedissequamente da troppo tempo i diktat della Confindustria e delle banche, perché ti ricordo che quando i governi tenevano un po' più conto delle istanze popolari, anche le imprese guadagnavano di più, avevano più mercato, perché i cittadini, i lavoratori avevano risorse da spendere per comprare i beni che le aziende che producono mettono sul mercato. Quindi anche su questo vorrei discutere. Ripeto, noi abbiamo abruzzese, se capita, credo l'avrete avuto sicuramente anche ospite, comunque noi abbiamo la fortuna di avere in Abruzzo uno dei più grandi economisti e storici dell'economia italiani, Marcello De Cecco, che tra l'altro leggiamo spesso sul Repubblico, sul Corriere, ospite anche in trasmissioni nazionali, che mi ricordo quando cominciammo la battaglia sul centro Oli, spiegò in una bellissima conferenza a Lanciano che ci sono numerosi territori europei dove c'è la possibilità di fare estrazione, soltanto che quei paesi decidono di specializzarsi in altra materia, in maniera di valorizzare il loro territorio in altra maniera. Noi non possiamo fare 10 mestieri contemporaneamente, non possiamo fare il parco della Costa Teatina e metterci di fronte Ombrina Mare 2, non possiamo pensare di avere una gigantesca industria dell'agricoltura, perché io la definirei industria, quella che è cresciuta per esempio intorno alla produzione vinicola di qualità, e avere altre cose a fianco che non ci stanno. Ma loro dicono che sono compatibili, però. Ma guarda, questa è una balla che diceva Ottaviano Del Turco, che diceva che io non sapevo fare i conti in sanità. Del Turco fu una bella lite, però noi, devo dire, come centrosinistra, poi il complesso della coalizione lo mise in minoranza su questo dopo una grande manifestazione all'Aquila. Diceva: ma no, andate in Basilicata, andate in Val d'Agri e vedrete che è compatibile il centro Oli e gli impianti con l'agricoltura di qualità. Il problema è che poi io c'ero già stato come membro della commissione ambiente della Camera, ma poi sono andati un sacco di abruzzesi, di chietini, di lancianesi, di ortonesi, di persone che si sono attivate, che non venivano
venivano dall'ambientalismo, ma venivano dai settori economici, persone che hanno aperto bed and breakfast, persone che stanno nelle cantine sociali, persone che vogliono investire nel turismo. Poi siete tornati inorriditi. Sono tornati e hanno detto, no, un momento, o facciamo una cosa o facciamo un'altra. Allora, ripeto, io credo che il problema è decidere, e mi pare che la nostra regione l'abbia già deciso, per cui poi, se posso dire, a me lasciano molto interdetti articoli come questi, perché che questi esponenti del Partito Democratico si rimangino ciò che hanno dichiarato sulle piazze insieme a noi e insieme ai cittadini pochi mesi fa. Certo, che impegno... Il momento è particolare. Sì, su questo io voglio... La fase è critica, ecco, su questo l'economia langue. Segnalare uno una cosa... Uno si appiglia a tutto in sì, qualche sì, modo. Esatto, ma l'appigliarsi a tutto, io lo dico perché appunto abbiamo un interlocutore di qualità e rappresenta poi l'imprenditoria, quindi... E in questo momento la crisi morde a tutti i livelli. Noi dobbiamo decidere, come Italia ma anche come Abruzzo, se dentro la situazione che si è determinata e che a mio parere per molto spesso non è frutto di oggettive leggi dell'economia, è frutto di scelte politiche a livello nazionale, europeo e sovranazionale. Voglio ricordare che adesso, oggi, il governo degli Stati Uniti ha criticato la politica tedesca, cosa che 2 anni fa, quando faceva Rifondazione Comunista, per il suo impatto sui paesi europei del sud, sembrava che fossimo degli estremisti. Adesso mi pare chiaro che oramai stiamo chiudendo tutte le aziende, forse questa impostazione non funziona. Noi dobbiamo decidere se siamo la Somalia d'Europa, siamo un paese del terzo mondo, per cui da noi, siccome siamo in crisi, si può fare di tutto, o invece scegliamo e facciamo le cose fatte per bene, scegliamo per i territori quelli che vogliamo fare. Faccio un esempio, Pasquale, su cui io credo che noi dovremmo lavorare insieme, lo dico perché qui c'è Primavera. Noi, lo diceva giustamente Primavera, abbiamo in Abruzzo una quantità enorme di discariche di materiale tossico. Ci abbiamo Bussi, che è un caso europeo, ma poi ce ne abbiamo alcune centinaia sparse per tutto il territorio regionale. Vogliamo costruire tra Stato, Regione, pubblico e imprenditoria privata una capacità di produrre un'industria del recupero e non dover rivolgerci poi a ditte specializzate che arrivino da fuori con le competenze? Vogliamo fare di questa opera di bonifica un elemento anche di riqualificazione della nostra economia, non solo del territorio, e di rilancio? Cioè, da parte nostra non c'è nessun atteggiamento di luddismo, di rifiuto della modernità, di rifiuto di un della tecnologia, ci mancherebbe, si tratta di decidere cosa fai e cosa non fai, perché in questi anni sono accadute anche tante cose buone, sono state trasformate in negative. Faccio degli esempi banalissimi. Chi può essere, io sono un ecologista, facevo le campagne per l'energia solare negli anni 80 che sembravano fantascienza, quando ci battevamo contro il nucleare agli inizi, poi con Chernobyl è andata più in discesa, ma prima sembravamo dei matti. Ora, però ovviamente cosa accade? Se tu non ti dai una regolazione sociale e dei criteri intelligenti, persino il fotovoltaico può diventare negativo, perché poi diventa facile, in assenza di linee guida serie, speculare e mettere il fotovoltaico al posto dei campi coltivati. Seconda cosa, le biomasse, faccio un altro esempio, le biomasse dovrebbero essere proporzionate e legate a un piano ai bisogni della nostra agricoltura e della nostra forestazione. Se invece le facciamo crescere a casaccio e praticamente facciamo crescere 9 biomasse di qua, 10 di là, 5 centrali di là, e noi dovremmo importare poi le cose a bruciarci dentro, una cosa che potrebbe essere accettabile se compatibile col ciclo della nostra agricoltura diventa una cosa dannosa dal punto di vista economico. Allora, lui dice la vocazione, in qualche modo la strategia, perché poi alla fin fine noi negli anni passati avevamo detto, si era dichiarato, era stato stabilito che l'Abruzzo era la regione verde d'Europa. Io adesso non lo sento più questo, come mai? È incompatibile con... Allora, io vorrei invitare tra l'altro tutti i politici, i rappresentanti ad andarsi a leggere un rapporto dell'OCSE che è stato fatto qui in Abruzzo, che dà uno specchio di quelli che sono i dati, la vocazione della regione e come si regge la regione economicamente, da un punto di vista anche su prospettive di sviluppo.
Io penso che quel documento, pochissimi si sono andati a leggere quel documento, tra l'altro l'Ocse non è l'ultimo organismo, ma un organismo abbastanza qualificato su cui io penso prendere spunto e basarsi su quelli che sono i dati di quell'importante organizzazione. Lì parla esplicitamente, porta all'attenzione dove c'è, arrivo solamente all'atto conclusivo finale. E l'Ocse fa questo rapporto, alla fine dice: attenzione cari abruzzesi, l'economia della regione Abruzzo si regge su parametri di carattere industriale e il PIL della regione si regge su quei dati di valori economico-industriali. Attenzione a fare una politica solamente dettata sugli indirizzi del turismo o dell'agricoltura, dell'agroalimentare, perché potrebbero far arrivare nel giro di 10-15 anni a un tracollo economico della regione Abruzzo, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista economico. Allora, quel rapporto leggetevelo, perché non l'abbiamo fatto noi, ma è stato fatto da un organismo che ha lavorato con una certa attenzione, tra l'altro indirizzato, fatto da Fabrizio Barca, che fu uno degli autori di quel rapporto. Quindi insomma, solo sul turismo, solo sull'agricoltura non reggeremo. Non reggeremo, e quindi pone un'attenzione particolare, dice: attenzione, avviate delle politiche per mantenere il patrimonio industriale che avete oggi come patrimonio industriale nella regione Abruzzo. Noi sappiamo benissimo che tipo aree come la Val di Sangro sono il motore economico della regione Abruzzo. L'unico rimasto poi del resto. Credo. E poi là ci sono dei grafici riportati dove fanno vedere, sono quei settori dove negli anni c'è stato un alto indice di innovazione e di ricerca. E non di certo sono i settori diciamo turistico o altri settori su cui la regione sta puntando, però lo fa con difficoltà e impiegherà molti anni affinché si possano avere risvolti economici reali e occupazionali sul territorio regionale. Lì mette ai primi posti i settori metalmeccanico, automotive, anche degli idrocarburi, sono settori in cui c'è un alto valore aggiunto e c'è una spinta forte economica. Un altro raffronto che porta su quel rapporto è un esempio che io cerco di fare sempre. Il PIL che esprime oggi il settore del turismo in un anno dell'intera regione Abruzzo equivale al PIL di un mese della Sevel. Allora, quando noi poniamo questi rapporti, dobbiamo capire di quale entità economica stiamo parlando, di che livelli occupazionali stiamo parlando e come siamo ancora indietro su alcuni aspetti. Sono d'accordo che il turismo e l'agroalimentare vanno potenziati e vanno potenziati ancora di più, vanno fatti dei passi di giganti rispetto a quelli fatti fino ad oggi, ma di certo non ponetela come alternativa, perché non illudete le persone, perché non è l'alternativa, ma potrà essere un'alternativa forse tra 20 anni, 30 anni. L'altro aspetto che diceva lui, veloci perché non abbiamo moltissimo tempo, prima mi poneva il problema del discorso, la vocazione dell'Abruzzo se è una vocazione di carattere turistico ambientale. Io porto un esempio che ho riportato: le isole Seychelles, che sono il paradiso mondiale a livello di turismo e quindi abbiamo tutto da imparare dalle Seychelles. Il governo delle Seychelles nel giugno 2013 ha avviato un programma per realizzare piattaforme offshore di idrocarburi, ma questo perché? Perché loro vogliono prendere quelli che sono gli incentivi degli idrocarburi per potenziare il turismo di qualità sulle proprie isole. Allora, prendiamo esempio forse da situazioni di convivenza, perché oggi, come dicevi, sono d'accordo con te forse, caro Maurizio, noi forse fino a 40 anni fa, 50 anni fa, dovevamo avere un po' dei dubbi su quelli che potevano essere gli sviluppi degli idrocarburi, perché c'erano dei sistemi tecnologici molto antiquati. C'è sicurezza, insomma. Oggi ci sono dei sistemi talmente... Infatti ne parlavo con gli americani per il Golfo... Notoriamente non ci ma sono sai problemi. Bene, non fare quel controllo, diciamo che sono, oggi è tutto perfetto. No, diciamo che a parte che quello del Golfo qua, che sai bene che non accadrebbe mai una cosa del genere. E poi per quel paragone non regge. No, dico, cioè questa idea che oggi la tecnologia sia perfetta, vabbè, non diciamo che niente. Non è una tecnologia quella... che l'ha detta, Oscar Giardino, quel millantatore che parla passando per economista, il quale disse dopo l'incendio di Fukushima che dimostrava che oramai il nucleare era sicuro. In questo momento praticamente è diventato radioattivo l'intero Oceano Pacifico, quindi perché ancora non riescono a fermare la fuga di radioattività da Fukushima. Quindi non diamo questi miraggi, certamente la tecnologia è progredita, Paolo, però
se posso dire, contestare il tema, nessuno ha detto che in Abruzzo non ci devono essere industrie, officine, eccetera, perché proprio la storia a cui tu fai riferimento insegna che nella Val di Sangro si voleva portare la sangrochimica e ci fu un grande movimento di opposizione del mondo contadino, del Partito Comunista, del sindacato stesso e poi della stessa DC che si unì, che disse no alla sangrochimica e portò altro tipo di investimenti industriali che reggono ancora oggi, come quello della Sevel, che avevano un tipo di impatto totalmente diverso. Nessuno sta dicendo che in Abruzzo non ci deve essere nessuna attività industriale, ma chi l'ha detto, ma chi lo pensa? Ogni giorno difendiamo qualche insediamento. Quello che è fondamentale però capire è se ci sono dei tipi invece di insediamenti che diventano negativi rispetto al contesto e alla vocazione che vogliamo sviluppare. Per cui da questo punto di vista, ripeto, io credo che dobbiamo uscire da schieramenti ideologici. Abbiamo preso questa decisione, perché non cominciamo a ragionare su quali sono le cose da fare concretamente, al posto di tenere aperto per altri 10 anni un conflitto su cui, diciamo, gli abruzzesi si sono già pronunciati. Un'ultima considerazione, io credo che sia fondamentale ragionare su un punto. Nessuno nega l'importanza dell'industria, ci mancherebbe. Quello che noi dovremmo cercare di capire, anche su questo ragionare, per esempio, come, dato che non siamo più in un'epoca di vacche magre, gli stessi investimenti infrastrutturali che fa la Repubblica Italiana nella nostra regione in Abruzzo e anche la programmazione vadano verso usi non legati agli interessi di qualche lobby che, esaurito il finanziamento, saluti tutti e rimane contenta ma senza ricaduta, ma come effettivamente valorizzino tutte le cose importanti che noi possiamo avere. Io posso dirlo? Io ritengo incredibile che succede ogni tanto, ma troppo spesso, che muore un orso perché non riusciamo a mettere nel parco nazionale, nelle zone, gli autovelox per evitare che uno vada veloce laddove. Io credo che altrove non succede. Allora voglio dire, dobbiamo lavorare tutti insieme per fare sì che questa regione utilizzi con intelligenza le sue risorse. Ripeto, Ombrina non è la Sevel, scusami, ma sono due cose opposte. Sono convinto che tutti gli operai della Sevel siano d'accordo. Grazie Acerbo, dobbiamo soltanto dire il 9 che succede? Spero in una situazione favorevole, perché io penso che possano essere in un momento in cui, confermo che quello che dice Maurizio, quindi la vicenda è aperta a tutte le soluzioni. Ma io sono molto favorevole, perché anche perché qualcuno potrebbe pagare dei danni ingenti su una decisione del genere, quindi e in questo momento non ce la possiamo permettere. Assolutamente. Dice. Poi io quello che voglio dire, questi sono gli unici investimenti ad oggi che arrivano in Abruzzo. Non facciamo scelte perché ad oggi io non vedo grossi investimenti. Allora, utilizziamo quelli che sono gli investimenti, sediamoci a un tavolo con chi vuole investire in questa regione, cerchiamo di sfruttarla al massimo, sia come ricadute finanziarie sul territorio e anche occupazionali. Certo, ci troviamo investimenti, ma di altra natura, su esatto, altri obiettivi. Non ce ne sono. Al momento non ce ne sono. Su questo è ovvio che il ministro Passera disse, ma lo sappiamo, cioè quelli che ci consigliano di fare la petrolizzazione sono gli stessi che ci hanno consigliato le scelte che stanno portando alla rovina l'economia italiana e dei paesi del sud Europa. Scusa, questo Maurizio, è pesante. Sono gli stessi istituti, le stesse istituzioni internazionali, sono gli stessi ambienti finanziari che tra l'altro si giovano in Italia del fatto che noi a chi viene a fare questi impianti non gli facciamo pagare quasi niente. Scusa Maurizio, per farti presente alcune situazioni, Cesare Damiano, l'ex ministro del lavoro, è venuto qui giorni fa e ha detto investite sulle piattaforme petrolifere. Se un ex ministro del lavoro fa un'affermazione del genere, io penso che tutto un castello va rivisto. Vi ringrazio, la situazione rimane immutata, come vedete, al popolo abruzzese grazie, qual è la grazie. Sua posizione. Allora, grazie a Maurizio Acerbo, Rifondazione Comunista, consigliere regionale, grazie a Paolo Primavera, Confindustria Chieti, noi ci fermiamo qui, la questione rimane aperta, come è logico. Era logico pensare fin dall'inizio che qui nessuno cambia la propria posizione, vedremo se si troverà una soluzione che possa conciliare le varie posizioni in campo. E allora noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi torneremo in studio con l'intervista a Luciano D'Alfonso. Tra poco.